Buongiorno a tutti. Se ti metti più là, esatto, sì. E poi casomai io mi sposto. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza e premetto subito che assieme all'assessore per la salute, avvocato Ruggero Razza, cercheremo di essere sintetici più possibile, ben consapevoli delle vostre esigenze di lavoro nella mattinata. C'è un audio che mi dà fastidio e che vorrei per favore, perché fa da eco. Il tema, come sapete, del nostro incontro è quello legato alla ordinanza che ho adottato l'altro giorno e all'obiettivo che l'ordinanza si prefigge. Con tutte le polemiche, le considerazioni, le interpretazioni, i commenti che ne sono derivati, per carità alcuni appropriati, altri un po' meno, ma tutti meritano rispetto. Ci sorprende il fatto che la stampa abbia dato particolare clamore ad una ordinanza che il Presidente della Regione ha adottato anche nella qualità di soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19. Ci sorprende perché in tale veste questa non è la prima ordinanza che abbiamo adottato. Le due precedenti sono state varate sostanzialmente nell'ultimo mese, sono state notificate come sempre alle varie articolazioni dello Stato, comprese le prefetture, e i destinatari hanno assolutamente rispettato e dato applicazione alle misure di volta in volta previste dalla ordinanza. Forse è il caso di fare un breve riepilogo perché le date in questa vicenda assumono una funzione importante. Ma la prima cosa che ci piace dover chiarire è che da parte nostra non c'è alcuna volontà di scontro con lo Stato, anche perché lo Stato siamo noi. Siamo noi Regione, lo Stato sono i Comuni, lo Stato sono le Province. Diciamo meglio che non c'è alcuna volontà di scontrarsi con il Governo centrale. Ecco, abbiamo mantenuto una condotta improntata, come siamo abituati a fare, a grande rispetto, e però dal Governo centrale ci attendiamo lo stesso rispetto. Atteggiamenti improntati ad arroganza, a sufficienza, a superficialità o peggio ancora ai silenzi che servono a far perdere tempo per neutralizzare gli effetti del problema, assolutamente noi rispondiamo con assoluta fermezza nell'adempimento dei doveri che ognuno di noi deve sapere assolvere. Ma non c'è alcun pregiudizio di carattere politico. Abbiamo soltanto rivendicato il diritto sacrosanto di tutelare
la salute dei siciliani, di chi si trova in Sicilia e in questo momento per fortuna sono alcuni milioni di cittadini che chiamiamo turisti e di quelle persone che vengono reclutate, concentrate, ammassate negli hotspot e nei centri di accoglienza, meglio identificati come migranti. Ai primi di marzo e poi nel mese di aprile abbiamo lanciato l'allarme sul flusso dei migranti che avremmo registrato e subito con il bel tempo. Lo sapevamo noi, lo sapevano anche i servizi dello Stato, tanto che qualche settimana dopo, proprio dal governo centrale, è stato detto che sarebbero stati circa 10.000 i migranti pronti a partire per la Sicilia. Quello era, a nostro avviso, il momento opportuno perché il governo centrale aprisse una seria interlocuzione con i paesi del Nord Africa e, in particolare per la contingenza, con la Tunisia, che, lo ricordo, non è un paese in guerra, non è fra i paesi più poveri del continente africano. Nulla di tutto questo. Abbiamo chiesto di sottoporre a quarantena chi arrivava in Sicilia, ma di farlo sulle navi, per evitare il clima di tensione che poi si è manifestato nei comuni sede di centri di accoglienza e di hotspot. All'inizio ci è stato detto che la nave ormeggiata in rada lungo le coste siciliane era difficile trovarla. In 24 ore, con alcune telefonate, noi abbiamo individuato una compagnia e una nave e abbiamo mandato la foto e i recapiti telefonici al Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero degli Interni. La nave c'era, la compagnia quindi pure, era facile trovarlo. Mancava la buona volontà. No, dice il governo centrale, mancava il denaro, perché le navi per la quarantena costano troppo. E noi non pensavamo a navi petroliere o a navi mercantili, pensavamo a navi passeggere che potessero ospitare 5, 7, 800, 1000 migranti, ove poter trascorrere i 14 giorni di quarantena senza quindi bisogno di essere rinchiusi e ammassati negli hotspot. Al tempo stesso abbiamo evidenziato la condizione, grave condizione igienico-sanitaria, in cui si trovava l'hotspot di Messina, con un apposito sopralluogo, a seguito di un apposito sopralluogo delle autorità sanitarie. Abbiamo invitato il governo centrale a intervenire, nulla di tutto questo. Gli sbarchi sono aumentati in maniera enorme e abbiamo riproposto al governo centrale la necessità di destinare le navi almeno ai migranti positivi per evitare la promiscuità e avviare la ricollocazione, come peraltro prevede la normativa europea, su tutti gli stati membri, respingendo i migranti cosiddetti economici, per i quali non era certamente il momento più adatto, questo in piena epidemia, per poter pensare ad una migliore vita qui in una terra che ha a che fare ogni giorno con i morti,
con la terapia intensiva, parlo dell'Italia, e con l'aumento dei contagiati. Mentre i profughi e chi si sottrae a un clima di guerra, di persecuzione, è chiaro che hanno il diritto ad ottenere, secondo le procedure previste dalla legge, lo status di profugo. Abbiamo chiesto al governo di non sottovalutare il problema degli sbarchi. Abbiamo evidenziato esserci stata una sottovalutazione del problema. Personalmente ho sentito il ministro dell'Interno una decina di volte. Ho anche suggerito di verificare la specifica competenza in materia, questo posso dirlo, dello stesso prefetto dirigente del Dipartimento Immigrazione. Gran persona per bene, forse preparata per altre mansioni, per altre competenze, molto meno per la immigrazione. Il segretario nazionale del PD condivide la superficialità con cui è stata avviata la strategia immigrazione. Il ministro degli esteri, di altro partito, ma sempre di coalizione del governo, critica e dice che non c'è una strategia per la gestione degli immigrati. Quindi è chiaro che non soltanto noi abbiamo avuto la netta percezione che lo Stato, il governo centrale è arrivato impreparato, ma anche all'interno della maggioranza. Nel frattempo abbiamo detto: ma è mai possibile che fra Stato e Regione, perché la Regione approntava, come sapete, con il proprio personale, soprattutto con tanti giovani medici che io voglio davvero ringraziare perché lo fanno senza fermarsi un attimo, senza tregua da settimane, stiamo parlando di 5.000 tamponi circa effettuati sui migranti e di 6.335 test sierologici. Altro che regione che non collabora con il governo centrale. Questo ha fatto il sistema sanitario siciliano in assenza di un protocollo fra Stato e Regione, che era la prima cosa che avrebbe dovuto chiedere il Ministero dell'Interno. Nonostante questa nostra sollecitazione, purtroppo da Roma è arrivato soltanto il silenzio. Siamo di fronte a numeri impressionanti. Soltanto nel mese di luglio, per essere chiari, sono arrivati sulle coste siciliane 7.067 migranti. Nel mese di agosto ancora siamo a un calcolo intorno al Ferragosto, siamo a oltre 3.000 arrivi. Lo scorso anno, ad agosto, i migranti arrivati in Sicilia in tutto il mese sono stati 1.268. Lo scorso anno, a luglio, i migranti arrivati in Sicilia sono stati 1.088, quest'anno, lo ripeto, 7.067. Questo per darvi l'idea della dimensione del fenomeno. Invece di rispondere con atti concreti, il governo centrale trova una soluzione. Creiamo dei campi di concentramento, che loro chiamano tendopoli o baraccopoli, e scoprono l'ex deposito dell'aeronautica militare a due passi da Vizzini, abbandonato ormai da anni, zona, come vi è noto, che io conosco abbastanza bene, essendo la mia zona d'origine.
mandano le ruspe, i caterpillar, per spianare il campo, togliere la vegetazione, e poi ci ritroviamo di fronte ad una foto presa dall'altro con delle tende che ci ricordano luoghi, scene, contesti assolutamente da dimenticare. Tutto questo senza che il sindaco di Vizzini venisse preventivamente consultato, tutto questo senza che i sindaci della zona venissero preventivamente consultati, di quella zona, il Calatino, che ha già dato allo Stato per un decennio tutto quello che poteva dare una struttura come il CARA a Mineo, nella stessa zona. Senza che lo Stato provvedesse, come era stato detto, a erogare una misura compensativa al comune di Mineo e ai comuni di quel territorio. Bene, noi abbiamo mandato i nostri medici al campo di concentramento di Vizzini e i medici hanno dovuto ammettere non esistere alcun requisito igienico-sanitario. Lo abbiamo notificato alla prefettura, si sono apparentemente fermati, ma vedrete che andranno avanti. Il 26 giugno abbiamo chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza al governo nazionale. Non è stata una nostra invenzione. Il Consiglio Comunale di Lampedusa si è riunito e alla unanimità ha deciso di chiedere lo stato di emergenza sanitario, sociale ed economico. Quindi le motivazioni sono assolutamente diverse, perché quelle sociali e quelle economiche naturalmente sono subordinate al fenomeno migratorio. Lampedusa, un'isola abbandonata a se stessa, a nulla è valso il grido d'allarme del sindaco, a nulla è valso il sopralluogo, la visita dello stesso ministro dell'interno. Il prefetto Lamorgese, alla quale noi abbiamo sempre rivolto parole improntate al rispetto istituzionale e prima ancora al rispetto che si deve a una signora. E però i nostri appelli sono rimasti inascoltati. Ancora oggi siamo a 2 mesi di distanza, la dichiarazione dello stato di emergenza su Lampedusa non c'è stata. Leggete i giornali e vi renderete conto dello stato d'animo in cui vivono gli operatori turistici e economici in generale di quella isola. Non ce la fanno più. Noi abbiamo visitato con l'assessore quell'hotspot. Indicibile le condizioni in cui si trova. E non certo migliori sono le condizioni dei centri che accolgono, si fa per dire, i migranti a Porto Empedocle, a Pozzallo, a Siculiana. Allora, la terza ordinanza, quella che ha suscitato tanta polemica, è perfettamente in linea con le prime due, nelle quali abbiamo posto problemi sanitari. Cosa diciamo noi? Gli hotspot e i centri d'accoglienza non sono rispondenti ai criteri di prevenzione previsti in una condizione di emergenza da epidemia. Se noi chiediamo alla gente di mantenere 1 metro di distanza, di portare la mascherina, di stare attenti quando prendono posto nei ristoranti,
di evitare la promiscuità. Se noi contestiamo giustamente, dico io, gli assembramenti, soprattutto dovuti all'esuberanza giovanile nei locali di ritrovo serali, i provvedimenti duri, seri sulle discoteche, è mai possibile poi che in un salone debbano starci 3, 4, 500, 700 persone? Non mi importa capire a quale nazionalità appartengono, se sono bianchi, neri, marrone, biondi. Sono esseri umani che si trovano sul territorio della mia regione ed io sono il soggetto attuatore per la emergenza anti-Covid. Ho il diritto e il dovere di guardare quello che avviene fuori gli hotspot e all'interno degli hotspot, a meno che quei locali non siano zona franca. Ecco, se godono dei privilegi di cui godono le ambasciate, per carità, noi non mettiamo lingua. Ma il Viminale non può dire, e lo dice in maniera inusuale con un comunicato, perché ad un governo della regione, della più grande regione d'Italia, ma varrebbe anche per la più piccola, non si risponde con un comunicato stampa. Le regioni non hanno competenza in materia di migranti. Ma questo lo sappiamo, perché se avessimo avuto la competenza non avremmo avuto 11.000 migranti in Sicilia. Se avessi potuto disporre io col mio governo avremmo fatto ben altro. E invece no. Nessuno vuole contestare che la materia della migrazione appartenga allo Stato. Bene, i siciliani adesso sanno a chi, dove debbono cercare i responsabili. Ma noi ci stiamo occupando di materia sanitaria, non di migranti. Che mi interessa sapere se all'interno di quei contenitori ci siano migranti o ci sono professionisti o rappresentanti di commercio? Sono esseri umani. E quella promiscuità disarmante è davvero un delitto. Peraltro, i nostri medici dicono che il numero di positivi migranti cresce ogni giorno di più. Qui non stiamo facendo allarmismo, stiamo soltanto rivendicando il diritto alla tutela della salute dei siciliani, visto che sono in apprensione perché 10, 20, 30, 50 migranti scappano e non sempre vengono ritrovati e dei quali non conosciamo lo stato di salute, perché state attenti, è capitato che alcuni migranti al primo controllo sanitario in Sicilia risultassero negativi, sono stati ricollocati, per esempio, mi diceva il collega mio dell'Abruzzo, sono stati ricollocati in Abruzzo, lì sottoposti di nuovo al tampone e risultavano positivi. Perché ci sono gli asintomatici o perché il processo della formazione del contagio, dell'evoluzione del contagio richiede alcuni giorni di tempo. Io vi parlo con un linguaggio inappropriato, ma che serve a rendere l'idea. Ecco perché noi riteniamo di avere fatto assolutamente il nostro dovere. Il diritto alla salute è un diritto consacrato dalla Costituzione. Quindi si faccia quello che si deve fare. Noi aspettiamo fino a stasera. Adesso l'assessore Razza vi dirà quali sono le iniziative che il governo ha adottato con un'apposita circolare per consentire ai propri organi, alle proprie strutture di poter operare. Abbiamo dato 48 ore di tempo. Il Viminale dice: le competenze sono nostre. Bene, esercitatele. Diteci se è vostra anche la competenza sanitaria.
e se è vostra siete fuori legge. Perché le norme di prevenzione anti-Covid in Sicilia, in quei locali, non vengono rispettate, non sono state mai rispettate. Lasciatemi infine rivolgere un sincero ringraziamento alle migliaia di cittadini, di cui non conosco l'appartenenza politica, che hanno voluto manifestare apprezzamento. Lasciatemi ringraziare il leader della Lega, senatore Salvini, la leader di Fratelli d'Italia, onorevole Giorgia Meloni, il capogruppo di Forza Italia, onorevole Maria Stella Gelmini, tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno ritenuto di farci sentire la propria vicinanza per avere condiviso la nostra iniziativa. Noi siamo fiduciosi, siamo convinti che il governo centrale non vorrà assolutamente arrivare a creare una condizione di tensione, assolutamente. E chi mi conosce sa che io sono abituato ad avere grande rispetto per chi rappresenta le istituzioni, anche quando ricevo calci negli stinchi. Ma su questa materia nessuno può pensare di fare campagna elettorale, nessuno può pensare di fare politica di bassa cucina. Fintanto che io sarò soggetto attuatore per l'emergenza anti-Covid, non guarderò in faccia nessuno, ho il dovere di tutelare la salute della gente che sta su questa isola. L'ho fatto nei mesi passati, con tutti i limiti di una esperienza alla quale naturalmente nessuno era pronto per avere fatto un corso speciale di addestramento, e continuerò a farlo fino a quando mi sarà consentito di esercitare questa funzione. Faccio appello al governo centrale perché la smetta di mostrare i muscoli e finalmente faccia il proprio dovere, quello che finora non ha fatto del tutto. Per quanto ci riguarda, noi andremo avanti consapevoli di essere dalla parte della ragione. Do adesso la parola all'assessore per la salute Ruggero Razza, che vi illustrerà quali sono i compiti che nelle prossime ore le nostre strutture svolgeranno per poter dare piena attuazione alla ordinanza. Come di qui? No, così niente, E qui ci sono i muri. Mi avvicino. Grazie, molto davvero brevemente. Questa mattina, per dare esecuzione nella competenza sanitaria all'ordinanza del Presidente della Regione, abbiamo adottato un ulteriore provvedimento che dà mandato alle 9 direzioni della prevenzione delle aziende sanitarie provinciali siciliane di effettuare delle visite di accertamento dei requisiti previsti dalle linee guida del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità per i luoghi di accoglienza di tutti i cittadini migranti che sono approdati sulle nostre coste. Sapete meglio di me, per averlo seguito anche nella disamina giornaliera, che in molti casi è capitato che proprio la gestione promiscua all'interno delle strutture abbia determinato un proliferarsi del contagio. È capitato in modo particolare all'hotspot di Pozzallo, dove dagli iniziali 8 migranti che erano risultati positivi al primo accertamento si è arrivati a quasi 70 negli accertamenti successivi. Ciò si è inevitabilmente verificato perché tutti i soggetti sono stati tenuti all'interno di uno stesso luogo, di una stessa struttura. È quello che è accaduto in provincia di Messina, in provincia di Caltanissetta, in provincia di Siracusa ed in tutti i territori.
Le linee guida da questo punto di vista sono molto chiare ed individuano quali sono le regole di distanziamento che devono essere mantenute e quindi le strutture devono presentarsi per queste regole di distanziamento. In funzione di questo abbiamo anche pensato alla istituzione di una task force di professionisti che sono gli stessi che stanno seguendo l'emergenza Covid nel territorio della regione ed in larga parte sono gli stessi che hanno evidenziato la assoluta inidoneità dei luoghi di Vizzini a poter essere luogo di quarantena, anche perché si era immaginato, do solo questo dato, di tenere 8 persone in letti a Castello in strutture prive di areazione e della dimensione di 18 metri quadri. Sostanzialmente si erano determinate le condizioni perché la gestione promiscua tra di loro potesse determinare un rischio di contagio. Devo peraltro aggiungere che il tema del rischio di contagio è anche legato al numero significativo dei soggetti che hanno lasciato le zone di quarantena. Ho letto, e su questo concludo, che si è detto che molte delle fughe hanno riguardato soggetti che erano risultati negativi al primo accertamento. Ricordo a me stesso che le linee guida prevedono che l'ultimo accertamento del tampone debba essere eseguito al 14° giorno e quindi sostanzialmente tutti i soggetti che hanno lasciato i centri di accoglienza o gli hotspot e che sono usciti lo hanno fatto prima del secondo e ultimo accertamento. Speriamo che entro pochi giorni possa completarsi la ricognizione di tutte queste strutture affinché si possano determinare delle prescrizioni di ordine sanitario che debbano essere eseguite. Lo ha detto il Presidente e a quello noi abbiamo il dovere di riportarci. Ci sono delle regole di prevenzione che devono essere rispettate e il nostro compito è quello di fare rispettare tutte le regole di prevenzione, anche perché giornalmente leggete che nei report dei soggetti positivi tutti i soggetti positivi di provenienza migratoria sono correttamente caricati sul report della Regione Siciliana ed è presto semplicemente spiegata la ragione. Tutti i soggetti positivi vengono presi in carico dal sistema sanitario della nostra regione perché sono dei soggetti che devono essere seguiti, delle quali va valutata la evoluzione della infezione che può evolvere normalmente restando in larga parte asintomatica o che può presentare delle complicazioni che possono anche portare all'ospedalizzazione come in alcuni casi è accaduto ed è successo. Ecco perché il nostro compito resta quello di verificare in maniera adeguata che tutte le prescrizioni possano essere correttamente eseguite. Presidente, se ci sono domande, altrimenti possiamo chiudere. Io non lo farei due, Presidente. Mettiti vicino perché così poi eventualmente utilizzi anche questo spazio. Prego. Sì, la prima, per quanto riguarda l'applicazione, a parte la task force, questo gruppo di lavoro che lavorerà all'ASPO per verificare quello che c'è, come farete ad allontanarvi nel caso in cui dovrà mettere in atto la coordinanza? La seconda, che è un po' più politica, lei ha raffigurato una situazione in cui il Viminale ha delle gravi, insomma, inadempienze per quanto riguarda la Sicilia. Ma secondo lei perché avviene questo? Cioè, di fronte a una cosa così palesemente chiara, no? Cioè l'applicazione dei distanziamenti in tutte le parti, quindi anche nei centri di dico perché il governo, cioè fa politica il governo nei suoi confronti, anche se a lei dicono che lei fa politica in questo momento perché si deve ricandidare, soprattutto quello che ci sta. Io non appartengo al turno di settembre. Si dice anche questo, non che riguarda lei, perché lei fa politica. Ecco, dico, ma secondo lei perché il governo si chiude gli occhi, si tappa gli occhi di fronte a una situazione che credo sia palese di fronte a tutti? Sì, perché secondo me ormai il fenomeno migratorio non fa più notizia.
a Roma sono convinti che i siciliani si siano assuefatti a convivere con questo fenomeno e devo dire che da parte della rappresentanza parlamentare non mi è sembrato di cogliere particolari attenzioni su questa triste vicenda degli sbarchi. Lei parla di tutta la rappresentanza? Parlo della, in generale naturalmente, non faccio nome e cognomi, ma se la rappresentanza parlamentare siciliana a Roma almeno una volta avesse trovato l'orgoglio e la opportunità di stare assieme per richiamare il governo centrale alle proprie responsabilità, forse oggi non saremmo arrivati a tanto. Il tema è sempre quello. Riteniamo che questa strategia sulla immigrazione, sul fenomeno degli sbarchi, sia la migliore? Non sarebbe stato più logico creare un ponte aereo? Non sarebbe stato più logico destinare i positivi su una nave passeggeri e gli altri migranti ricollocarli in 24 ore? Non sarebbe stato più logico sottoscrivere preventivamente un protocollo con gli altri stati membri? Non sarebbe stato più logico andare in Tunisia a febbraio o a marzo? Non sarebbe stato più logico, arrivo ancora ad una estrema ipotesi, da parte dello Stato accertare preventivamente la condizione igienico-sanitaria dei centri di accoglienza e, se necessario, intervenire preventivamente per dotarle di tutte le strutture necessarie? Dobbiamo ancora ribadire che far passare per razzista il popolo siciliano è davvero una fatica enorme e non ci si riesce lo stesso alla fine. Noi siamo il popolo più accogliente che ci sia al mondo, ma non si può pensare di creare e di alimentare tensioni sociali, come purtroppo è avvenuto nei giorni scorsi. E voi siete testimoni del linguaggio improntato a senso di responsabilità che ognuno di noi ha adottato e continua ad adottare su questa vicenda. Presidente. Prego. È inutile negare che c'è un comitato di pietra in questa ordinanza, che è l'articolo 31 dello Statuto della Regione Siciliana. Non sarà uno scontro, ma certamente un conflitto di competenze ci sarà. Sappiamo bene che la domanda qual è? Detto questo, la domanda è: stasera alle 24 scade il patrimonio, cosa intende fare il Presidente nel caso di inadempienza da parte del Governo? Intanto sull'articolo 31 dello Statuto Siciliano temo che lei non sia stato aggiornato. Come lei sa, l'articolo 31, quello che riconosce al Presidente della Regione, non al Presidente Musumeci, ma nel 1946 al Presidente della Regione in generale, quindi nella qualità, no, lo dico per alcuni colleghi della stampa che non hanno avuto neanche la sensibilità di andarlo a leggere, riconosce che in alcune condizioni il Presidente della Regione può, in alcune condizioni, può servirsi della Polizia di Stato. Quell'articolo non è stato mai applicato perché mancavano le norme di attuazione. Io mi sono limitato in piena emergenza, quindi quando servivano forze dell'ordine nei centri urbani per far rispettare le norme e soprattutto sullo stretto di Messina, mi sono preoccupato di chiedere al governo centrale se volesse far esprimere la commissione paritetica sulla
applicazione o meno di quell'articolo. Ci siamo riusciti, in 15 giorni la commissione paritetica, non c'è stato neanche bisogno di riunirsi perché il responsabile ha detto, rappresentante del governo, cioè il presidente Conte, ha detto che quell'articolo ormai è fuori dalla, non è compatibile con le norme costituzionali. Abbiamo preso atto, con buona pace di tutti quelli che avevano chiesto e in parte continuano a chiedere l'applicazione dell'articolo 31. L'articolo 31 è morto e sepolto, fatta eccezione per l'ultimo comma che consente al governo della regione di poter organizzare delle forme di polizia amministrativa, e quella l'abbiamo già, come sapete, ed è il corpo forestale. Quindi sì, allora era norma costituzionale, oggi il governo PD 5 Stelle considera l'articolo 31 morto e sepolto. Ne prendiamo atto, non ci siamo strappati i capelli, però dico, tornarci ormai non ha più senso. Cosa faremo alla mezzanotte? Alla mezzanotte spero di poter riposare, perché ne ho tanto bisogno. Se i soggetti che sono chiamati a dare attuazione, ecco, alla ordinanza del Presidente della Regione non dovessero farlo, a noi rimane soltanto una strada, quella di rivolgerci alla magistratura, poiché ci troveremmo di fronte ad una palese omissione con tutto quello che può determinare tale omissione in un contesto di epidemia. Se dovesse il governo impugnare la nostra ordinanza, è chiaro che faremmo valere noi le nostre ragioni e il Viminale le proprie nelle sedi opportune. Se non dovesse il governo scegliere nell'una, nell'altra strada, ma venire incontro alla legittima richiesta che ha avanzato il governo nazionale, come noi ci auguriamo, può chiederci 2, 3, 5, 8 giorni di tempo per trovare la possibilità di ricollocare i migranti e mettere i sigilli, ma se non lo fa il governo centrale, lo facciamo noi con i nostri uomini, i sigilli in tutti i centri di accoglienza per migranti dell'isola, con buona pace di un certo buonismo ipocrita. E così poniamo fine a questa indecorosa pagina della storia della nostra isola e non soltanto della nostra isola, perché la gente non ne può più e soprattutto non mi pare rispettoso nei confronti di quelle persone che vengono trattate in maniera assolutamente disumana. Non è concepibile. Questa task force già da oggi opererà? È già operativa. Stanno verificando in ogni hotspot quanti sono gli ospiti, quali sono le condizioni ad oggi, perché può darsi che stanotte abbiano approntato nuovi interventi, abbiano fatto delle pareti, abbiano aperto le finestre, abbiano rifatto i bagni, le docce, non sappiamo, vogliamo augurarcelo. Se dovessero risultare idonei agli accertamenti che farà il nostro personale, è chiaro che verrebbe meno la nostra ordinanza. Se gli hotspot e i centri di accoglienza dovessero essere quelli che noi abbiamo conosciuto nelle scorse settimane, ancora quelle, è chiaro che non si può assolutamente consentire che in quelle strutture vengano ospitati esseri umani. Quindi saranno contestualmente chiusi? Saranno? Più contestualmente chiusi. È chiaro che per portare via il personale, le persone che vi stanno dentro, la competenza è dello Stato, perché si tratta di migranti. Noi ci occupiamo delle condizioni igienico-sanitarie del contenitore, del contenuto, ma naturalmente senza che all'interno ci sia alcuna persona. E quelli
mi pare fin troppo chiaro, torno a ripeterlo, la competenza sui migranti è dello Stato, la competenza sulle condizioni sanitarie del contenitore è della Regione. Tutto quello che riguarda il contenuto non è nostra competenza. Non ci chiedete come faranno, non è nostro compito. Lo ha detto il Viminale. Non è che potete disobbedire anche voi al Viminale, no, Santo Cielo. No, no, quindi dico, può succedere che voi apponete i sigilli con le persone dentro. No. Dottore Bruno, io ho grande. Aspettiamo. Ma se non è così che fa, aspettate che esco. Aspettiamo mezz'ora. Ho grande apprezzamento per il suo senso dell'humor. Che fate? No, io sono convinto che lo Stato non consentirà mai di poter apporre sigilli con esseri umani all'interno di un contenitore. Questo mi pare fin troppo logico. È un'aspirazione. Eventualmente decideremo di apporre sigilli dopo la consultazione con la nostra task force. Ma si tratta ancora di temporeggiare, non da parte vostra, perché... Non sono stato felice, signora. I sigilli la Regione li appone in locali all'interno dei quali non ci sono esseri viventi, neanche un gatto. Ma lei pensa che il governo risponderà subito... Scusi, io non è importante quello che io penso, è importante quello che accadrà. Se il governo dovesse chiederci 8 giorni di tempo per poter ricollocare i migranti che sono negli hotspot, è chiaro che noi saremmo felicissimi di poter aspettare 8 giorni. Se il governo dovesse dirci noi riteniamo che la competenza non sia vostra, bene, noi domani scriveremo alla Procura della Repubblica. Se il governo oggi dovesse impugnare questo provvedimento, e ancora non lo ha fatto, questo lo voglio sottolineare, ancora non lo ha fatto, quindi sono tenuti a dare seguito alla nostra ordinanza. Se il governo dovesse impugnare la nostra ordinanza, è chiaro che di fronte alla magistratura amministrativa ognuno farà valere le proprie ragioni. Bene, tu vuoi aggiungere qualche altra cosa, assessore? Vi sono grato, avevamo promesso che saremmo stati 3/4 d'ora. Grazie a tutti della vostra attenzione e buon lavoro.